senz'altro una novità assoluta per la città di Nicosia, il calendario delle feste natalizie messo in piedi dall'amministrazione comunale. La novità più eclatante è l'attenso struttura che ricopre l'intera piazza Garibaldi, con al centro la fontana e che diviene un luogo di ritrovo al coperto per l'intera cittadinanza. All'interno della struttura ritroviamo diverse bancarelle di operatori commerciali con prodotti tipici ed un angolo dedicato alla musica ed all'intrattenimento con le note diffuse da Radio Studio 2 e le sue voci storiche da Giampiero Vanadia a Pino Casabona ed Enzo Tamburello. Nonostante le ristrettezze economiche, l'amministrazione comunale ha realizzato un calendario ricco di eventi con artisti locali. Ogni giorno sono previste manifestazioni che coinvolgono l'intera popolazione, dalla degustazione di prodotti tipici alla sagra della picciotta, la serata del liscio, la tombolata a cura della Fidapa, spettacoli musicali con diversi gruppi, tra cui Where Are Young, Sky Music, Drop Music, Entheos Mos, Trosca. Cuore degli eventi, la serata del 31 dicembre, con il saluto al nuovo anno ed il brindisi inaugurale. Inserito in calendario anche il presepe vivente curato quest'anno dai frati minori di Nicosia, che avrà un percorso abbastanza lungo e che coinvolgerà diversi figuranti. L'inaugurazione, avvenuta all'interno della struttura, è stata allietata con le note della banda musicale San Felice del maestro Tamburello ed ha visto la presenza dell'intera amministrazione comunale con in testa il sindaco dottor Sergio Malfitano e l'assessore Lucio Catalano, che hanno illustrato l'intero calendario degli eventi, sottolineando che il tutto è ancora in evoluzione e si spera che altri gruppi ed associazioni possano animare il Natale nicosiano. Una casa comune, un luogo di ritrovo, di educazione per tutta la città, perché ora il programma sarà completato dalle iniziative di tutta quanta la città, delle associazioni, dei gruppi parrocchiali, della diocesi. Chi vuole questo luogo è al servizio di tutti quanti. E qui passeremo insieme i più bei momenti di queste feste natalizie. La manifestazione è aperta ad altri interventi e di conseguenza il calendario potrà essere ancora ulteriormente arricchito. L'intera serata è proseguita con le note di Radio Studio 2, che ha allietato tutti i presenti con i brani delle ultime produzioni musicali e l'intrattenimento delle voci dei suoi DJ. Una novità senz'altro da seguire è che tenterà di coinvolgere il più possibile la popolazione, tentando di farla scendere in piazza per animare queste serate. Un ritrovarsi tutti insieme per poter fare qualcosa di diverso e di simpatico, restituendo alla cittadinanza uno spazio che negli ultimi tempi è stato valorizzato con diverse manifestazioni. Non si poteva sottrarre la piazza Garibaldi all'evento natalizio e sotto una tenso struttura sarà più facile per tutti seguire e divertirsi tutti insieme.